L'idea di identità sospesa nasce un po' dal mio percorso, no? Dalla mia esperienza vissuta sia in Camerun che in Italia. Di presentare un tema che è anche molto d'attualità, è un tema che riguarda molto non solo me, ma una gran parte della cultura africana, no? Una grande parte del popolo, della storia, diciamo così, che è il tema anche della riappropriazione del patrimonio culturale. Ho conosciuto la ceramica per la prima volta nel 2008 in Camerun. Mi sono diplomato nel 2010, nel 2012 ho deciso di venire in Italia a perfezionare la tecnica, anche la ricerca, lo studio nell'ambito ceramico. Allora, diciamo che io uso la ceramica come medio di espressione. Uso la ceramica anche a un livello un po' concettuale, no? Che anche da qua mi ricollego bene con il tema della mostra, che è Sediment, quindi dove parto dalla materia, che è un insieme di sedimenti, un insieme di corpi, un insieme di energie e di vite, e li do vita lavorandole, però creando una specie di relazione tra me e la materia, tra la mia energia e l'energia della materia. La ricerca dei soggetti nel mio lavoro, nelle forme scultoree che uso, diciamo che queste forme mi hanno abitato da sempre, da quando sono piccolo. Sia la parte più realistica, che è il mio volto, no? Sia quell'altra parte che è un po' più legata all'arte tradizionale africana, quello che può essere il passato culturale. Perché mio papà, essendo un pittore, un artista, ho sempre vissuto nel suo atelier, l'ho sempre visto realizzare dei ritratti ad olio, con un realismo proprio, diciamo, fotografico. E dall'altra parte, durante le vacanze estive, mi spostavo diciamo, al villaggio con mia mamma, dove andavamo a coltivare la terra, e lì avevamo modo di visitare e di vivere alcune situazioni molto interessanti, no? Come potevano essere dei rituali o potevano essere delle danze, e dove io avevo modo di osservare alcuni di questi elementi, magari non gli stessi che uso nel mio lavoro, ma le forme erano già più o meno quelli. Io, quando sono arrivato in Italia, diciamo, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti. Durante il mio percorso ho avuto un po', diciamo, dei momenti un po' di riflessione, no? Perché è facile perdersi. E tutte le volte, in quanto africano, mi sono sempre ritrovato a pormi delle domande su chi ero veramente, no? Un po' anche attraverso i giudizi delle altre persone, un po' attraverso l'arte che facevo, un'arte più tribale. Quindi venivo sempre, c'erano sempre degli aggettivi che venivano, delle etichette, no? E questa cosa per un po' mi rendeva triste, e dall'altra parte mi ha anche dato forza per andare avanti, perché se succedeva questa cosa vuol dire che in fondo c'era qualcosa di interessante, qualcosa che doveva saltare fuori. Il tema della restituzione del mio lavoro è abbastanza esplicito, no? Prendo un esempio del lavoro dei gemelli, dove ci sono questi due ragazzi che in realtà non sono nient'altro che i miei fratelli piccoli e gemelli, che entrano all'interno di una collezione d'arte o all'interno di un museo, strappano dei basamenti questi elementi, queste statuette che appartengono a loro, alla loro cultura, e se li portano via. Lo fanno così in un modo abbastanza scherzoso e anche in un modo serio, no? Riappropriarsi di questi oggetti, no? Del patrimonio culturale, e per me, in quanto persona, in quanto artista, è anche un modo di costruire la mia persona, perché noi non siamo nient'altro che una stratificazione di cultura, no? E noi abbiamo bisogno di avere delle basi, delle fondamenta solide, come quella che può essere la cultura da dove proveniamo, perché è anche un insieme di codici messi insieme, che vanno tradotti, che vanno lette. Devo dire che la presenza di questi oggetti in Occidente crea un vuoto e una mancanza in Africa, nei luoghi in cui sono nati. E non sono nati come oggetti d'arte, sono nati come oggetti che entrava a far parte dei rituali, nella vita collettiva. E sono oggetti che apparteneva a tutti, avevano una carica energetica che metteva insieme le persone anche, no? E aveva dei poteri anche curativi, diciamo così. Sono stati strappati dal loro luogo di origine, creando un grande vuoto, una grande mancanza. Quindi cerco di dare importanza a questi lavori e di far vedere l'importanza che può avere per noi in quanto africani, e anche per noi in quanto popolo, in quanto persone anche che hanno una cultura. E penso che sia anche proprio l'idea di questa mostra, no? Presentata in questo momento all'interno dello spazio Grio, che stiamo cercando di mettere insieme tutte queste capacità artistiche, tutte queste narrazioni,
per poter costruire un qualcosa di più potente, soprattutto in Italia, perché è un qualcosa che sta cominciando adesso ed è molto importante che delle giovani persone afrodiscendenti decidano di prendere consapevolezza e di affrontare questo tema come una responsabilità, perché da qualche parte bisogna partire.